Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vi vado a mostrare un prodotto sicuramente ideale per chi si sta dilettando nella cottura delle pizze, sia in un forno a gas, elettrico o a legna. Si tratta del pallino da girata per la pizza. L'ho pagato davvero una cavolata, parliamo di 10 euro circa. Vi lascio il link in descrizione sia di AliExpress dove l'ho acquistato, ma anche di Amazon, un link alternativo comunque. La spedizione su AliExpress, vi dico già che è meno di 20 giorni, quindi siamo sui 18 giorni, almeno nel mio caso, quindi arriva anche spedito molto bene, imballato molto bene. Su Amazon ovviamente la consegna è un attimo diversa, vi lascio quindi un link alternativo se volete diciamo non aspettare così tanto tempo. Vi dico anche che esiste sia la versione da 55 cm di manico e 18 cm la parte tonda di diametro, ma trovate anche diverse misure come quella di 75 cm di manico e sempre 18 cm di diametro, anche 20 cm di diametro e 58 cm di manico e così via. Ci sono davvero tante misure. Il manico, pensate che in questo caso io l'ho scelto di legno, ma c'è anche eventualmente tutto in materiale di metallo o comunque cambia anche il colore. Arriva anche, per chi magari vuole diciamo un pallino da infornata su un forno con una profondità diciamo elevata, arrivano anche appunto, ci sono anche dei pallini che hanno la lunghezza del manico di 100 cm, quindi 1 metro e 23 cm diciamo il diametro della parte tonda all'estremo. Io ho scelto questa misura, la più piccola, perché appunto per quello che devo utilizzarlo io, secondo me era la misura ideale, cioè in un forno elettrico. Adesso andiamo ad aprire insieme il pacco e vi dico già che avevo recensito tempo fa anche la pala da infornata che invece ha la forma quadrata. Mi ci sto trovando benissimo, vi lascio qui sotto anche il link della video recensione se non l'avete già vista e il link d'acquisto. Andiamo a spacchettare il prodotto insieme. È davvero ben impacchettato, quindi come vedete c'è tutto questo strato di Sagex e Pluriball, ma devo dire che poi diciamo al di fuori, all'esterno, c'era anche un altro strato protettivo. Come vedete c'è anche questo diciamo cacciavite che vi permetterà poi di avvitare direttamente le viti sulla parte diciamo di metallo del tonda diciamo. E devo dire che quindi se uno non dovesse avere a casa un cacciavite, qua ve lo includono semplicemente nel prezzo. Davvero una cosa intelligente. Come vedete il legno sembra anche di buona qualità. C'è il foro per andare a appendere diciamo il pallino eventualmente, e la parte in metallo ha veramente questo strato minimo che sarà di circa un millimetro e qualcosa di spessore. Il materiale sembra anche resistente, ci sono tutti i fori per eventualmente diciamo far cadere la farina se è presente sotto la pizza. Qua ci sono i fori dove andare ad attaccare diciamo la pala. Adesso vado a svitare le viti e avvitare. Ed ecco una volta montato come appare. Davvero solido. Questa è la parte dietro. Impugnatura anche ben fatta, piacevole al tatto, levigata. Link in descrizione del prodotto. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela alla prossima review.